Prosegue l'attività di presentazione e di lancio del progetto Calabria Terra dei Padri, iniziativa di marketing territoriale promosso dalla Regione e gestito da Fincalabra. Il progetto ha fatto tappa alla provincia di Catanzaro. Qui si è tenuto l'incontro finalizzato a far conoscere le opportunità che Calabria Terra dei Padri offre ai comuni della provincia. L'obiettivo del progetto è dedicare un intero anno solare, da gennaio a dicembre 2023, al rilancio e alla valorizzazione all'estero del patrimonio storico, culturale e turistico della Calabria, al fine di incentivare il ritorno fisico dei calabresi sparsi nel mondo perché nel 2024 possano riunirsi nella propria terra in occasione del Giubileo dei Calabresi. Terra dei Padri, già il titolo di per sé è molto evocativo, complimenti a chi l'ha pensato, perché in effetti rimanda un po' anche all'immaginario, quella che è un po' anche la nostra storia greca, se vogliamo, e anche poi quelle che sono i nostri legami che fanno sì che tanti calabresi, tante persone vicine, care ci hanno lasciato, ma contemporaneamente ritornano nel cosiddetto turismo di ritorno, che è importante, non è un turismo secondario, tutt'altro. Questo progetto oggi funziona nella misura in cui è un progetto aperto, un people project, cioè non è solo della regione Calabria o di Fincalabria, ma è un progetto che è appannaggio un po' di tutti gli interlocutori regionali che possono attivare queste leve. Ecco, io le chiamo spesso sentinelle calabresi che sono sparse in tutto il mondo e che possono ritornare qui anche con le proprie famiglie, incrementare soprattutto, come diceva nella domanda, flussi turistici destagionalizzati, perché luglio e agosto, lo sappiamo, la Calabria è stracolma. Il problema poi inizia da settembre in poi, e quindi è giusto che questi progetti possano avere un ritorno anche di questo tipo.